La distanza non ci divide. Eccoci oggi a un abbinamento di un piatto fiorentino. Il piatto scelto sono le crespelle alla fiorentina. È un piatto in cui le crespelle sono fatte a base di uova, burro, farina, farcite con un amalgama di ricotta e spinaci, parmigiano reggiano e poi condite con una salsa besciamella. Dal punto di vista dell'analisi sensoriale, il piatto si caratterizza per sensazioni importanti di grassezza e tendenza dolce, una buona aromaticità, un'eventuale speziatura dovuta all'aggiunta di pepe o di noce moscata nel ripieno o nella besciamella, ha una media struttura e quindi il vino scelto in abbinamento sarà un vino bianco con buone sensazioni di freschezza e sapidità di media struttura. Ecco che un vino che fa al caso, scegliendo un vino vicino al nostro territorio, può essere un pomino bianco, quindi un vino bianco fatto con uve di Chardonnay e Pinot Bianco prodotto nelle colline della Val di Sieve. Spaziando invece in altre zone possiamo proporre un erbaluce di Caluso fatto appunto col vitigno erbaluce nel Canavese, quindi nel nord del Piemonte, oppure andando fuori nazione un Santorini assirtico, quindi a base del vitigno assirtico prodotto sul suolo vulcanico dell'isola dell'Egeo.